Ciao a tutti e buona giornata. Abbiamo cominciato domenica scorsa il tempo dell'Avvento, che è un tipico tempo di attesa. Un tempo che io definisco anche tempo di chi ha l'animo giovane. E l'animo giovane non è solo di chi è giovane, anche un anziano può avere un animo giovane. E tra le sue caratteristiche quest'animo giovane che cos'ha? È aperto alla speranza ed ha acceso il desiderio di un futuro migliore, di una vita migliore, che è insito anche nel nostro animo, quello di essere aperti al desiderio. E questo perché puoi farlo? Perché appunto sei in attesa e essendo in attesa sai di non avere tutto, per cui sei aperto a quel di più che ti può arrivare o a qualche obiettivo che tu possa raggiungere. Al contrario, se pensi di avere già tutto, è chiaro che non ti aspetti nulla, e tantomeno sarai aperto allo stupore e non sarai aperto a quel di più che Dio ti può concedere. Una delle parole tipiche dell'Avvento che ascolteremo più volte anche nella liturgia è quella di vegliare, di fare attenzione. Che cosa vuol dire questo vegliare? Non certamente di essere in allerta, perché essere in allerta vuol dire che ci sia qualcuno o qualcosa che all'improvviso venga e ti colga appunto senza preparazione. Questo ti mette ansia e non è quello che ci vuole indicare il Signore. Vegliare vuol dire invece fare attenzione alla tua condizione, a come stai vivendo. Guardati dentro, guarda se sei felice, prova a descriverti e poi raccontalo a Dio. Anzi, prova ad allenarti a cogliere la sua presenza in te e attorno a te. Molte volte i nostri occhi fanno fatica a cogliere, a scorgere la presenza del Signore. Perché? Perché spesso noi siamo più prossimi a vedere ciò che ci spaventa, ciò che ci fa paura, ciò che ci fa male, oppure ciò che è più legato al pettegolezzo, alle fragilità della miseria umana. Invece occorre che alleniamo i nostri occhi a cogliere la presenza del Signore. Pensate che anche al tempo di Gesù, lui stesso ha dovuto dire ai suoi discepoli: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché non se ne erano accorti neanche loro. È proprio una questione di allenamento. Per cui, oltre a chiedere al Signore che ci purifichi gli occhi, purifichi i nostri sguardi, occorre che ci alleniamo a cogliere la sua presenza in noi e attorno a noi. Buon cammino dell'Avvento a tutti! Buon cammino!